Nel 2011 era lo spread, oggi sono le banche. Ma alla fine il messaggio è sempre quello. Occhio Esatto. che noi vi diamo una randellata in testa e dovete cedere più sovranità, altrimenti le cose non vanno a posto. Questa è la sintesi del problema. Ora, io ho ascoltato con attenzione Zanetti, però qui abbiamo un problema, di fondo. Le regole del bail-in in teoria funzionerebbero, non ci fosse una enorme distorsione di concorrenza. Qual è l'enorme distorsione di concorrenza? Per le regole scritte da altri, perché è stata ceduta sovranità, sono più rischiose le attività che le banche fanno presso famiglie e imprese, e quindi da noi le banche sono sotto stress, piuttosto che le attività in derivati, che è una cosa da pazzi. Cioè, un bambino dell'asilo sa che è più rischioso investire in derivati. La famosa crisi del 2011, la crisi dei derivati, è rimasta lì. Nuova Bretton Woods, nuove regole, non è stato fatto nulla. Bene, siccome la regola è questa, perché è Beh, stata scritta da altri, decisamente. le banche tedesche hanno più derivati, le banche francesi hanno più derivati, e quindi la regola è scritta per favorire chi la scrive, noi siamo penalizzati.